Poracci bravissimi che mi avete riconosciuto Miss Splosion Man, nonostante fosse facile distrarsi. Tra l'altro sapete quale classico Nintendo cita questo boss? Dai, è facilissimo. Mario è stato il più veloce di tutti, ma GF ha dato la risposta che più mi ha toccato. Tranquilli, perché è capitato a tutti quanti. Ma andiamo avanti. Pronti per un nuovo round di solo risposte sbagliate? Mi raccomando, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che presto lancerà una linea di console portatili. Puntata ricchissima come da tradizione, anche perché dobbiamo fare il pieno per il weekend. Oggi infatti solo bombe a mano. Parleremo dell'annuncio di Paper Mario 64 per Nintendo Switch, che apre a degli scenari un po' preoccupanti, del ritorno di Matrix nel mondo dei videogiochi e di una possibile console portatile targata a Microsoft. Intanto però rispondete a questa semplice domanda: cosa distingue un soldato normale da un soldato poraccio? Che i poracci non devono fare un bel niente, a parte conquistare uno dei più grandi colossi di internet. Ma voi non vi preoccupate, basta che lasciate un like e vi iscrivete attivando la campanella delle porotifiche, al resto penso io. Poi c'è anche il sito Viola, dove faccio le live due volte a settimana, e il Porion, il Patreon dei poracci che decidono di finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con le notizie al volo. Quest'anno verrà ricordato come particolarmente fruttuoso per la scena indie e per le produzioni a medio budget. Tolti i grandi nomi noti, ci sono tantissime produzioni che vale la pena provare, e una di queste è The Ascent. Si tratta di uno sparatutto con visuale isometrica e ambientazione cyberpunk che ha saputo stregare tutti quelli che lo hanno provato. Il gioco è disponibile dal day one sul Game Pass, ma tutti gli utenti PlayStation presto potrebbero avere l'opportunità di provarlo. Il gioco è infatti apparso sul sito dell'ente di rating taiwanese, che ne indica ben due versioni distinte, una per PS4 e una per PS5. Purtroppo di Switch non c'è ancora traccia, ma almeno così il gioco diventerà accessibile ad una platea sicuramente più ampia. So che siete in pochi a condividere il mio stesso hype per Steam Deck, il PC portatile di Valve in arrivo il prossimo anno. Per me la piattaforma ha delle grandissime potenzialità, e sebbene non si possa parlare di un competitor diretto di Switch, l'idea di rendere portatile l'esperienza PC con pochi compromessi è super allettante. In ogni caso, Valve ha condiviso le prime foto della scatola in cui verrà spedita la console, e che dire, confezione poraccia al 100%. Sembra il packaging di un caricabatterie generico di quelli che si comprano su Amazon per una decina di euro, e considerando la fascia di prezzo della deck, beh, forse potevano usare qualcosina in più. Se non altro, dai, arriva con la custodia imbottita. Come ogni mese vi segnalo che anche su Prime Gaming c'è una selezione di titoli gratuiti molto interessante. Io vi consiglio di dare una chance a Journey to the Savage Planet se siete amanti dei Metroid, in particolare dei Prime, e perché no anche a Tales of Monkey Island se siete dei nostalgici delle avventure grafiche alla Telltale. Poi ci sono anche Football Manager 2021, Need for Speed, Hot Pursuit, Frostpunk, l'immortale Stubbs the Zombie e YouTubers Life OMG. Ma stiamo scherzando? YouTubers Life, ne compro 10! Per aggiungere questi titoli alla propria collezione basta avere un account Amazon Prime, riscattateli e poi ovviamente abbonatevi al mio canale Twitch. Bene, passiamo alle notizie del giorno, o meglio, della notte. Questo perché mentre tutti dormivano, almeno in Europa, Nintendo ha sganciato la bomba. La prossima settimana, il 10 dicembre, arriverà Paper Mario 64 su NSO. Notizia fantastica, sono in super hype, ma dobbiamo tenere conto anche di un altro fattore. Non fraintendetemi, penso sia una grandissima notizia. Paper Mario 64, pur essendo il primo capitolo della serie, è forse uno dei migliori in assoluto, secondo solo al portale millenario, e sarà un piacere riscoprirlo su Switch, con tutte le comodità dell'NSO. Ovviamente il 10 lo porterò in live e sarà super divertente accompagnarvi nelle prime fasi di gioco. Sarà facile rendersi conto di quanto, nonostante la serie sia cambiata nel corso degli anni, sia comunque riuscita a conservare lo stesso spirito. E poi, diciamocelo chiaramente, dicembre su Switch è un mese disastroso, non esce praticamente nulla, e ci sta che Nintendo abbia utilizzato Paper Mario come tappabuchi, un bel JRPG per coprire le vacanze natalizie in attesa dei mesi di fuoco del 2022. Però uno shadow drop del genere non fa che mettere in mostra tutti i limiti dell'NSO e del pacchetto aggiuntivo. Come ho detto sin dall'inizio, Nintendo dovrebbe essere più corretta con gli abbonati e proporre una roadmap dei mesi a venire, così la situazione è troppo dispersiva. Siamo stati lasciati appesi con la promessa che sarebbero arrivati altri grandi classici sul servizio,
e dopo 2 mesi di silenzio dal lancio, ci ritroviamo con un solo titolo aggiunto, che non era neanche il primo della lista mostrata durante il trailer di presentazione. Ho letto un commento sotto l'articolo di Nintendo Life che diceva: perfetto, di questo passo l'offerta del Nintendo 64 su Switch raggiungerà il suo effettivo valore circa nel 2027, che credo riassuma perfettamente come ci sentiamo tutti quanti nei confronti di questo servizio. Comunque, Paper Mario esce il 10. Io sono in discreto hype. E voi? L'effetto nostalgia non è un'esclusiva del mercato dei videogiochi. Anche al cinema c'è un continuo ricorrere alle vecchie glorie del passato. Vi rendete conto che fra meno di un mese avremo un nuovo capitolo di Matrix? La cosa più interessante è che, proprio come per la trilogia originale, anche questo episodio avrà i suoi tie-in videoludici, almeno secondo un leak. Su Reddit è stata riportata una scoperta molto interessante. Setacciando il backend del PlayStation Network, un utente è incappato in un'immagine promozionale di un titolo ancora non annunciato, The Matrix Awakens. Di cosa si tratta? Difficile dirlo, non abbiamo nulla in merito se non un sottotitolo che recita An Unreal Engine 5 Experience, un'esperienza in Unreal Engine 5, quindi potrebbe trattarsi non di un videogioco vero e proprio, ma di un tie-in multimediale pensato per accompagnare l'uscita del film nelle sale. In fondo la saga di Matrix non è estranea a iniziative del genere. Ricorda ancora quanto il deludentissimo Enter the Matrix fosse complementare al film in sala, presentando scene inedite rispetto alla pellicola, mentre delle voci non confermate affermavano che il film nascondeva in delle inquadrature delle password da riutilizzare nel gioco. Quindi andiamoci piano con l'hype, probabilmente si tratterà solo di un trailer interattivo fatto in Unreal Engine 5, ma la speranza è sempre l'ultima a morire. E poi che dite? Anche questo lo annunceranno ai TGA della prossima settimana? E per chiudere voglio riallacciarmi alla notizia di apertura di ieri, quella dove abbiamo parlato della nuova console di Qualcomm e Razer. Non si tratta di un modello che verrà venduto al pubblico, ma, come avevamo detto, di un prototipo fatto per attirare aziende potenzialmente interessate ad entrare nel mercato delle console portatili. E secondo i rumor, una di queste potrebbe essere proprio Microsoft. Il rumor è partito dal portale Windows Central. All'interno dell'articolo dedicato allo Snapdragon G3X, l'autore dichiara: è da un po' di tempo che siamo a conoscenza del fatto che Microsoft sta sperimentando con dei prototipi di Xbox portatili, anche se una cosa come questa piattaforma Qualcomm potrebbe rappresentare la famiglia di tecnologie di cui Microsoft ha bisogno per iniziare a fare sul serio. Quindi, poracci, è così assurdo pensare che Microsoft abbia intenzione di gettarsi nel mercato delle portatili? Assolutamente no, anche se non credo che quella proposta da Razer e Qualcomm sia la strada giusta per Microsoft. La strategia della casa di Redmond è quella di far abbonare gli utenti al suo Game Pass e per farlo ha bisogno di quanti più device possibili in grado di garantire l'accesso al suo servizio. Non credo abbia bisogno di un device premium come lo Snapdragon, ma piuttosto di una console portatile estremamente economica, da vendere con facilità, che possa ovviare agli evidenti limiti hardware attraverso l'xCloud. Insomma, una piattaforma che non sia un cellulare, ma una piccola console pensata esclusivamente per il gaming in streaming. Vi immaginate un futuro dove tutto il mercato si sposta verso soluzioni ibride? In fondo Switch, Steam Deck e una console Microsoft potrebbero tranquillamente coesistere una accanto all'altra, esattamente come hanno fatto per decenni le varie generazioni di console fisse. E questo poi costringerebbe anche Sony a scendere in campo. Secondo me, nei prossimi anni ne vedremo delle belle. Voi cosa ne pensate? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì per un nuovo video. Voi, mi raccomando, riposatevi, fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Paper Poro, mio Michele. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Poi ci sono anche Football Manager 2022, 2021, 2022, 2022, 2022, 2022.